Uno dei tuoi registi. È uno dei miei registi, ed è giovane come me, come noi. È di Catania, quindi ne vado ancora più fiero. E lui è Cristian Riolo. Ti accogliamo con un applauso. Accogliamo con tutto il cast del suo ultimo film, Generazione Donna. Buonasera, ciao, buonasera a tutti, ciao Giacomo. Buonasera Cristian, parte del cast, perché in realtà questo film ha un cast veramente, a parte meraviglioso, ma siete tanti anche in questa Generazione Donna. All'incirca 80 attori, 80 ecco. Attori. Io credo che forse neanche Spielberg ha provato a coinvolgere 80 protagonisti. Anche perché ecco. Ha girato ti vengono condizioni... tutti dietro gli attori. Sì, sono tutti cioè, qui. Gli ho detto di mettersi qui. Sono solo alcuni. Ah, ecco, vabbè. Vengono dalla parte femminile, capito? Capito, ma... Allora, innanzitutto Cristian, diciamo che tu sei un regista, ti sei formato all'Accademia Rai Lab, ovvero il primo laboratorio sperimentale per risorse artistiche della Rai, e appunto la tua opera prima è Generazione Donna, che sarà presto al cinema, addirittura il 24 maggio. Faremo una prima e poi, siccome è nato come una web series, nei primi di giugno sarà disponibile su web, dato che il web ora sta andando parecchio forte. Ma senti, raccontiamo un po' cos'è questa Generazione Donna. Sì, diciamo che il film è un comico demenziale, no? Parla del... è una caricatura dell'uomo di oggi, dell'uomo moderno, super vanitoso, che oggi diciamo sono in competizione con le donne, pensano a farsi le sopracciglia, la manicure, insomma. E tronisti, insomma, va. Sono gli aspiranti tronisti, ecco, e da quello che ero io. Abbiamo costruito degli sketch. E poi tra l'altro nel cast c'è anche Davide Simoni Vinci, che è Tiranno, Cristiano Di Stefano, Jacopo Cavallaro, ovviamente, l'aspirante terrorista. E anche Davide Chio, il famoso youtuber. Eccolo, dato che il progetto sarà una web series, abbiamo preso diciamo la star del web per eccellenza, perché al momento è fra i più visualizzati d'Italia, al momento, quindi insomma va, è... Una cosa... Vogliamo parlare delle parrucche che ci facevi mettere a tutti quanti? Abbiamo i pidocchi di tutti praticamente. Certo, perché insomma le parrucche ce le passavamo un po' tutti, quindi erano sempre quelle. Non sono due parrucche, una bruna e una bionda, le sì, siamo passate tutte, ecco. Eh sì, perché era il colore che andava di moda. E allora, Santo Scatà fa parte anche del cast, Scirè. Santo Scirè. Perdonami. Avviciniamoci. E Giuseppe Rescica. E allora, diamo questo appuntamento, 24 maggio... Sì, c'è la prima... La premiere. Al Cinestar, sì, e poi per chi purtroppo non può vedere, diciamo, la prima, sarà disponibile sul web dai primi di giugno, insomma. Benissimo, quindi, grazie per essere stati qui con grazie noi. Grazie a voi, buonasera. Ti verremo a trovare alla prima. E allora, noi andiamo avanti, guadagnate l'uscita. Potete anche saltare dal palco. Oppure vi mettete vicino ai musicisti. E ci accompagnate durante la serata. Bene, bene, bene. Noi andiamo sempre avanti. Andiamo avanti. Siamo arrivati alla sesta nomination nella sezione